Potete vedere già nella mia mano, aspetta un attimo che vado di nuovo in prima persona. Gli altri non mi vedranno il blocco in mano se sono una mucca oppure un animale senza le mani. Questo non è possibile da creare, per niente, guardate. È, come dire, sono due blocchi, ho fatto finta che fosse un portale. E in pratica ho aggiunto dei blocchi che non ci dovrebbero essere nella cosa normale e ho fatto anche dei blocchi nuovi. Per esempio questo è il fuoco, vabbè. Questo è blocco la ossidiana del reattore del Nether della versione precedente. Dopo ci sono due tre tipi. Tre tipi nelle texture, le vedete così, ma nella realtà tutti e tre si vedono nello stesso modo una volta piazzato, vedete? Non c'è nessuna, non c'è nessuna grande differenza, solamente come lo vedete all'inizio. Vabbè, avete già visto il blocco del portale, potete piazzarlo così come volete. Forse si buca, non lo sapevo, da una parte si buca e dall'altra no. Dopo cosa ho aggiunto? Vabbè, qua abbiamo finito. Qua ho messo una spada che ha 1.000.000 di attacco e si crafta con 3 bastoncini. Ovviamente non ti dà il drop e l'XP, l'ho fatta così perché è bilanciata. Questo si fa con una palla di dust, una carica di fuoco, e tutto intorno al Netherrack, che l'ho messo anche questo in inglese, che si chiama Exploding Diable Ball, perché in pratica tu lanci e esplode dove colpisce. Queste sono le due armi. Dopo ho aggiunto circa 4 uova, e le altre 4 bianche sono delle uova che sono già in Minecraft, ma non ve le danno perché sono leggermente dei bastardi. Solamente sono solo per i programmatori. L'iron golem. Dopo c'è lo snow golem, che muore perché c'è la pioggia. Dopo c'è lo zombie villager e l'uovo, che non ho ben capito. Dovrebbe essere la macchina fotografica che nel prossimo aggiornamento lo metteranno, circa nella 16, nella 0.16 lo metteranno, oppure nella 15.9. Vedremo. E per adesso non funziona. Quello là sarà l'uovo, però non lo metteranno mai. Per spawnare quello, scusate la texture un po' buggata, ma sono, boh, non capisco perché. Qua, questo sarà la macchina fotografica, infatti. Dovrebbe spawnare il suo coso, ma per adesso non l'hanno ancora aggiunto, quindi non funziona molto bene. Scusate, sono pacifica. Ecco. Non sono più in pacifica e come vedete spawna uno zombie villager. Ok, adesso vi faccio vedere le 4 uova che ho creato io personalmente. Non ho preso da nessun'altra mod. Allora, volevo aggiungere anche lo spawn della barca, ma non ci avevo proprio voglia. Il primo è il fulmine, lo spawn del fulmine, perfettamente. Non spawna neanche la pioggia. Mettiamo sano perché mi dà fastidio la pioggia veramente tanto. Sano, non ho capito perché ha ripreso a piovere, però vabbè. Ecco qua. Vedete? Mi mette la pioggia. Fa abbastanza un grosso. Pratica in mezzo fa un bel danno e ti dà anche fuoco e intorno fa parecchi danni. Se tu lo tipo se lo metti qua da solo e sei in sopravvivenza sei morto. Per esempio a questa distanza ti perdi 7 cuori, è una bestia. Dopo ne ho inventato un altro, come potete vedere è in inglese, anche questo sono tutti in inglesi. Questo è lo spawn del fulmine più la piena più già attivata. Difatti, questo qua si potrebbe fare tipo una serie glyph nei mondi di Tomb. Questo spawna un minecart, per questo non volevo mettere la barca. E questo spawna una fireball, una carica esplosiva,
il fuoco, scusate, che la potete lanciare, però dovete stare attenti perché è difficile da direzionare. È tipo una palla di gas molto più grande. Questo è il mio mod. Ah sì, è vero, come avete visto prima, lasciate perdere che questo, ma è un errore proprio del mio Lucky Launcher. Questo qua non è per noi, è solamente per i programmatori. Poi ho aggiunto diversi crafting, per esempio allora, per esempio questo, prendere una cosa di diamante. Vabbè, devo prendere per forza la fornace e la crafting table. E prendo anche un po' di uova, visto che ci sono, perché mi servono. Allora, la fornace e la crafting table. Con la crafting table vi potete craftare tutte le uova con 9. Vedete? Sì. È semplice. Se voi mettete, per esempio, un oggetto rovinato nella fornace, vi darà il materiale di quell'oggetto, ma solo uno. Non so come si fanno a mettere più oggetti, che ti danno più oggetti nella fornace, però per adesso è così. Quindi se voi, per esempio, avete una spada danneggiata di diamante, proprio al limite, basta ancora un tocco e dopo viene distrutto, voi la cuocete e vi darà di nuovo un diamante. Non ho fatto tutte le robe di ferro, però non ho fatto quello d'oro perché non c'avevo proprio voglia, era una fila interminabile di roba, veramente. Dopo vi farò vedere anche come funziona. Non c'ho voglia di cuocerla perché ci metterebbe troppo. Adesso vi farò vedere come tutto questo che vi ho fatto vedere è possibile. Ok, adesso usciamo, andiamo su Dragged Edit, metto solamente per leggere. Da qua su, questa è tutta la fila di codici che ho utilizzato per crearvi tutta quella roba che avete visto. La maggior parte è solamente comandi. La parte finale sono crafting, fornaci e altri crafting. E sì, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video e cercherò di tagliare per metterlo tutto in un solo video. E bye!